Gabriella Vicari, ho avuto il piacere e l'onore di intervistarla già al premio di Chiusa Sclafani l'anno scorso e quest'anno la ritrovo nuovamente qua fra i premiati. La strada ritrovata è la poesia che è stata premiata questa sera. Quale premio ti è stato assegnato? Questa sera ho avuto un premio della giuria, Città Normanna, e sono veramente felice di questo premio perché è un riconoscimento che mi viene dato da questo premio prestigioso che è il premio Città di Cefalù, è organizzato da Francesco Billeci e Antonio Barracato, e sono felice di far parte di questa grande famiglia di poeti che dà lustro e onore alla parola e al verbo. E tu invece continui ad emozionarci con le tue meravigliose poesie, che fra l'altro ricevi riconoscimenti ovunque, in ogni parte d'Italia ti vedo ovunque. Anche hai partecipato fra l'altro anche alla sponsorizzazione del tuo libro in qualche fiera. Sì, sono stata invitata dalla Rudis perché due miei racconti fanno Sì. parte di un'antologia e quindi siamo stati al Salone del Libro. Al Salone È del un Libro. evento eccezionale che ha coinvolto veramente milioni di persone quest'anno, perché dopo la pandemia, insomma, si sono un po' di nuovo aperte le porte a tutti quelli che sono eventi culturali e incontri come questo di Certo, oggi. E quindi sono felice veramente, grazie, grazie. Gabriella, che ci fai ascoltare? Vi faccio ascoltare Una una poesia poesia estratta da? estratta da A piedi nudi, che è la mia silloge di poesia, Sì. che è uscita l'anno scorso in luglio. E la poesia ha il titolo Conosco. Conosco venti aspri che soffiano rancore e terre arse dal dolore. Conosco notti fredde di lupi solitari e sere dolci di lucciole incantate. Conosco la paura di perdere il tramonto e l'ardire di chi sul filo vive la speranza. Sai, lo stile di Gabriella Vicari, secondo me, perché emozione? Perché è breve, però profonda, efficace ed emozionante. No, non sei una che scrive poesie lunghissime, brevi, però riesci in quelle poesie brevi a trasmettere l'anima. Grazie, un complimento così veramente me lo porto nel cuore, perché in realtà è vero, mi hanno detto altri critici che le mie poesie sono incisive Sì, come dei colpi di profonde, frusta che arrivano sì, al che arrivano cuore. direttamente Grazie. nell'anima. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, i miei progetti per il futuro sono sicuramente un'opera teatrale che ho appena finito di E lì scrivere, e ci qui possiamo dare la mano. perché so che Francesco sta lavorando in tal E ho anche senso. un monologo per te. E quindi perché ho scritto Cocalos, l'Amennola amara, quindi ci sono delle parti in vernacolo che coinvolgono una parte di persone che conosco e fanno parte di una compagnia teatrale che stiamo costituendo, e quindi spero presto di metterlo in scena. Questo è il mio progetto più grande per il futuro. Ed io ti regalerò il mio libro Monologhi per attori, poi te lo spedisco per posta. Grazie di cuore. Onorata di tutto questo, onorata di far parte di questa grande famiglia. L'onore è mio, un bacio.